serie spagnola come La Casa di Carta, perché poi tra l'altro in comune con La Casa di Carta ha tantissimi aspetti, ovvero l'ideatore che è Alex Pina per tutti e due, con poi dopo l'intervento di Ivan Escobar per Vis-à-vis, e due attrici da noi molto amate. Sicuramente una amatissima che è la nostra Nairobi, ovvero Alba Flores, che si trova anche qui in Vis-à-vis, nel carcere di Vis-à-vis. E un po' non meno amata, ma anzi, forse meno amata, ma sicuramente molto apprezzata come attrice perché è veramente bravissima. La nostra cara ex pectora Alicia Sierra, che è Naïva Nimri, anche qui in Vis-à-vis Il prezzo del riscatto, interpreta un personaggio non proprio positivissimo, anzi, diciamo che è veramente la cattiva della situazione. Però, dicevamo, abbiamo già detto, ve l'ho già introdotto, il setting di Vis-à-vis è una prigione. Quindi non è che ci ritroviamo in mezzo a tutte personcine carine per bene. L'unica personcina carina, pulita, molto, 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 molto ingenua che abbiamo tra le mani in questa prigione è Macarena Fierro, la protagonista, interpretata da Maggie Sivantos. Ed è l'unica che entra in maniera veramente molto molto sprovveduta, senza sapere a cosa sta andando incontro e soprattutto con l'incoscienza di colei che si prende la libertà anche di non capire, di non volersi, mettere in quella realtà, almeno inizialmente, perché poi comunque anche il personaggio di Macarena subirà una grandissima evoluzione, enorme evoluzione, tanto che, dopo averla vista oscillare tantissimo, da stati di bontà estrema e ingenuità anche un po' irritante, la vedremo cedere anche a un po' di cattiveria, un minimo di cattiveria che quindi insomma sarà un po' sarà un po' il pepe della situazione. Ripeto, certe volte risulta un po' irritante questo personaggio, però la serie non perde a causa di questo piccolo difetto della protagonista, perché comunque rimane tutto molto godibile, molto realistico, molto trascinante, tutto ben, molto ben calibrato, perché non è tutto focalizzato sul personaggio di Macarena, ma anche il personaggio di Zulema, ovvero Naïva Nimri, e di Sarai, ovvero Alba Flores, hanno moltissimo spazio, così come tutti i personaggi di contorno che interagiscono con loro e sono tante e sono donne e quindi le interazioni, come sappiamo, anche un po' emotive, un po' di vario genere, sono veramente tantissime. Quindi si crea veramente una sinergia, un interesse, un hype veramente altissimo per questa serie. Io l'ho vista con grandissimo piacere, tanto che devo dire, in Spagna ha avuto alterni successi. Qui in Italia sta diventando una delle più viste su Netflix in questo tempo di quarantena. Quindi la quarantena le ha fatto un gran bene. E si arriva fino alla quarta stagione per Vis-à-vis Il prezzo del riscatto, finita nel 2019. E in realtà però esiste anche una quinta stagione in cui vedremo le protagoniste Macarena Fierro, ovvero Maggie Sivantos, e Zulema Zahir, Naïva Nimri, fuori dalla prigione. E questa quinta stagione quindi in realtà diventa uno spin-off di una serie nuova che si chiama sempre Vis-à-vis, ma Vis-à-vis e El Oasis. Anche qui perdonate la mia pronuncia spagnola che sicuramente è qualcosa di penoso. E le due in questa nuova avventura fuori dalla prigione in realtà sono due rapinatrici. E quindi vedremo come andrà. Lo vedremo tra un bel po' perché per il momento la serie è su Fox trasmessa in Spagna. Quando sarà possibile, quando saranno finite le 8 puntate trasmesse in anteprima in Spagna, le potremo vedere anche noi in Italia, quindi su Netflix. Quindi dobbiamo aspettare che Quindi finisca in Spagna. aspettiamo come stiamo aspettando tutto, stiamo aspettando La Casa di Carta 4, stiamo aspettando, cioè 5, stiamo aspettando un po' tutte le cose che riguardano questi personaggi. Quindi ottima serie da vedere e andiamo avanti. Io